Andrea Scanzi, Giorgia Meloni, giusto appunto oggi in un'intervista al Corriere della Sera, a proposito di Trump, ha detto che sovranismo e populismo non sono affatto sconfitti, ma fortemente ammaccati i sovranisti di casa nostra, secondo te? Beh, io il livello di rosicamento dalle parti dei sovranisti e populisti italiani per la sconfitta di Trump lo sto percependo distintamente. Meloni ha ragione quando dice che populismo e sovranismo ancora hanno la maggioranza relativa in questo paese, stando ai sondaggi. Far finta di niente mi sembra però l'atteggiamento perfetto per il centro-sinistra. Parliamoci chiaro, Salvini ne è uscito distrutto. Salvini è stato definito dall'Independent la cheerleader italiana di Trump. Io mi vergognerei a uscire dopo una definizione così. Peraltro Salvini è uno che ultimamente non c'ha più il polso politico delle cose. Non appena messo la mascherina con la scritta Trump, Trump ha perso. Io spero che domani metta una mascherina con la scritta Covid, così domani il Covid si suicida. Per quanto riguarda la Meloni ha avuto il coraggio di prendersela con la sinistra, accusandola di provincialismo, la sinistra italiana, perché ha usato esultare per la vittoria di Biden. Ora, premesso che credo che Zingaretti, ma pure il sottoscritto, può festeggiare senza chiedere permesso alla Meloni, se non ricordo male, era la Meloni a inizio febbraio che partecipò a quello che si chiama National Prayer Breakfast, che è una convention ultracattolica cui fu l'unica italiana a partecipare accanto a Trump. Durante quell'evento definì Trump un modello, non ho ben capito di cosa. La Meloni è una che ha detto che Trump ha perso soltanto per il Covid, come se fosse un attenuante. Trump ha perso per il Covid perché non ha saputo gestire il Covid, che è una cosa devastante, perché Trump c'ha sulla coscienza decine di migliaia di morti o comunque una sottovalutazione medica allucinante. E soprattutto, visto che parliamo della Meloni, se non ricordo male, la Meloni 2 anni fa, alla sua festa da Treviu, invitò il noto politologo sovranista Bannon, Steve Bannon, che ha anche lavorato per molti anni con Trump. Ora, il signor Bannon, con cui la Meloni fece un selfie dicendo non posso non fare un selfie con Bannon, come se avesse accanto, non lo so, il leader degli Stones o dei Pink Floyd, ecco, Bannon qualche giorno fa ha avuto il coraggio di dire che Fauci, l'epidemiologo, ma anche il capo dell'FBI, dovrebbero essere decapitati e le loro teste esposte alla Casa Bianca come monito per i burocrati federali. Io aspetto fiducioso che Giorgia Meloni vada in televisione domani non per prendere in giro Zingaretti o Scanzi che esultano per la vittoria di Biden, ma che dica semplicemente da persona intelligente qual è, chiedo scusa perché ho sopravvalutato una persona che è semplicemente pazza e scellerata. E quella persona è Steve Bannon. In attesa che non lo faccia, mi perdonerà la signora Meloni se do scarsa importanza alle sue analisi americaniste. Sì, Steve Bannon appunto è stato.